Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Nato da donna. La profezia di Genesi 3 e la promessa di redimere la maternità. Il peccato originale narrato in Genesi 3 ha colpito fortemente la relazione uomo-donna. Dopo il peccato, la coppia vede minato il suo carattere di reciprocità e di complementarietà, e ne resta colpita soprattutto la donna, specialmente nella sua maternità. È proprio per questo motivo che dalla maternità scaturisce, sempre in Genesi 3, la profezia del riscatto. La fiducia di Dio, nonostante il peccato, resta comunque riposta nella stirpe della donna, nell'uomo nato da donna, come dirà San Paolo, perché le promesse di Dio sono irrevocabili. La donna madre, nella profezia di Genesi 3, che è considerata un protovangelo, sarà nemica del peccato, nemica del male. Nonostante le insidie del serpente, ella gli schiaccerà la testa. La profezia della donna è profezia che redime la maternità. La maternità, frutto del peccato, sarà nella nuova Eva, nella nuova madre dei viventi, il pegno della salvezza, la via della salvezza. La salvezza si manifesterà nella vita nuova e abbondante che si saluta nel vagito di un bambino nato da donna. E questa, già in Genesi 3, una promessa propriamente messianica. La stessa profezia compare infatti nel più grande dei profeti regali, Isaia I, che al capitolo 7, versetto 14, ci dichiara esplicitamente che la maternità è il segno che Dio stesso darà al suo popolo. Ecco, il Signore stesso vi darà un segno. La giovane donna concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, Dio con noi. Nel passo, il nato da donna è profezia di salvezza. La maternità della donna è qui redenta completamente. Questa donna, che è definita vergine nella versione greca, mentre nel testo ebraico si trova il termine alma, che definisce più genericamente la donna giovane o la donna appena sposata, questa donna metterà ella nome al figlio e lo chiamerà Dio con noi. Anche l'imposizione del nome redime qui quella ricezione del nome, frutto del dominio, che aveva subito Eva in Genesi 3. Nel contempo il profeta ci dice che la promessa regale si perpetua nella vita che continua. È sulla casa di Davide si perpetua la salvezza. La profezia della salvezza è dunque potentemente connessa con il mistero della maternità. La stirpe della donna, un nato da donna, salverà dal peccato e vincerà l'autore della tentazione. Proprio la donna madre dunque potrà sconfiggere il serpente e il male di cui esso è simbolo. È proprio in ragione di una maternità che non condanna più, ma anzi completa il femminile e gli restituisce, insieme al maschile, tutta la sua originaria bellezza, adombrata nelle narrazioni delle origini. Nuovamente, uomo e donna ritrovano la ricchezza della generatività e dell'unità dei due nella carne del figlio. Redimere la maternità da tutte le sue schiavitù imposte dal peccato è oggi la profezia attuale della donna di Genesi 3.